Su proposta dell'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso sono stati approvati dalla Giunta Comunale di Bari i progetti definitivi relativi agli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria per un importo complessivo di 470.000 euro circa per due plessi scolastici, Falcone e Borsellino nel quartiere Stanic e Cirielli al San Paolo. In entrambi i casi effettueremo dei lavori tendenzialmente di riqualificazione e sistemazione dei prospetti con asportazioni delle parti di intonaco instabile, il rifacimento di queste parti, una tinteggiatura generale e sistemazioni anche della pavimentazione stradale. Molte manutenzioni verranno anche destinate alle recinzioni perimetrali e alla cura dello spazio esterno. Nel caso della Cirielli, questo lavoro va a completare un lavoro ben più grosso che è in corso di completamento e che vede storicamente la realizzazione di una palestra che questa scuola non aveva, che contiamo di completare entro l'anno in modo tale da poter, diciamo, garantire la possibilità di fare educazione fisica ai ragazzi di questa scuola in una struttura chiusa, quindi indoor, già a partire dal gennaio prossimo. Gli interventi previsti saranno finanziati con fondi del Ministero dell'Istruzione a seguito dell'ammissione del Comune di Bari al finanziamento nell'ambito del bando per l'assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per affitti, noleggi di strutture modulari temporanee e lavori di messa in sicurezza e adeguamento di spazi e aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. I lavori verranno eseguiti materialmente nell'ambito di un accordo quadro di manutenzione che il Comune ha già appaltato, quindi abbiamo già il soggetto aggiudicatario e già a partire dal prossimo mese di ottobre vedremo maestranze al lavoro con un tempo di esecuzione delle lavorazioni che complessivamente ammontano per entrambe le scuole a 470.000 euro che contiamo di eseguire nel giro di 4-6 mesi.